Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Schifani, se Berlusconi è condannato non restiamo. Vaticano, Papa Francesco abolisce l'ergastolo. Edilizia, persi 690.000 posti di lavoro. Ancora alta la tensione sul fronte politico dopo la decisione della Cassazione di fissare per fine luglio l'udienza del processo Mediaset. Una condanna del Cavaliere non potrebbe non avere ripercussioni sulla tenuta della coalizione, riflessi sul governo, dice Renato Schifani. Stop all'ergastolo, pene più severe per i reati contro i minori e corruzione, lo prevede la riforma del codice penale Vaticano varata da Papa Francesco. È stata poi ridefinita la categoria dei delitti contro i minori, tra i quali vendita, prostituzione, violenza sessuale, pedopornografia. Allo stremo le imprese della filiera delle costruzioni. Dall'inizio della crisi nel 2008 il settore ha perso 690.000 posti di lavoro. Qualcosa si muove, ma siamo lontani dal considerare chiusa la stagione nera dell'economia, dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Convocata per domani dai sostenitori del deposto presidente Morsi, una grande manifestazione contro la formazione del nuovo governo. Proseguono intanto le consultazioni del primo ministro egiziano ad interim Beblavi nel tentativo di creare un nuovo esecutivo di transizione. Potrebbe salire a 50 morti il bilancio della sciagura avvenuta nella cittadina del Quebec, devastata dall'incendio provocato dal deragliamento di un treno carico di petrolio. Al momento sono stati recuperati dai soccorritori 20 corpi, ma le autorità ritengono che siano deceduti anche i 30 dispersi. Di fronte alle rivelazioni sul vasto programma di sorveglianza americano sul web, le spie russe tornano alla vecchia macchina da scrivere. Il governo di Mosca ha infatti ordinato 20 di questi apparecchi che sembravano ormai obsoleti, ma che oggi sono considerati molto più sicuri dei computer. Il Chelsea è vicino all'acquisto di Daniele De Rossi e, quanto rivela il britannico Mirror, secondo cui la Roma sarebbe pronta a lasciar partire il centrocampista. La chiave per sbloccare la trattativa fra i due club potrebbe essere il giovane brasiliano Vallas, che la Roma vorrebbe inserire nella trattativa.